Benvenuti amici di Intervista al Rapper, siamo ritornati, questa è la prima intervista del 2015, quindi siamo ancora carichi, ci siamo ancora, non siamo morti. Oggi siamo qui con una coppia bellissima, tra l'altro. Grazie a me però. E allora, lei è una youtuber, e lui è il suo ragazzo e io sono un intervistatore, quindi per un trio perfetto. Allora, io inizierei prima da lei, poi dopo faccio le domande a te. Allora, prima di tutto, se vuoi presentarti... Beh, io sono Andra e su YouTube Viadore e faccio un canale di trucco, misto outfit, misto insomma, cose stupide e nulla, questo. E io volevo chiederti un attimo com'è nato il nome Viadore. Allora, praticamente... dovevo iscrivermi a YouTube, però mi sono iscritta inizialmente per commentare, mettere i like ai video, sai che se non sei iscritto non puoi partecipare alle cose. Ed era un nome a caso, e volevo scrivere J'adore, era già utilizzato, Andra era già usato, ho aggiunto la B, Viadore. Beh, però è figo come nome, ci sta. Diciamo che è originale, però sì, prima c'era anche l'XD, che tutti mi chiedevano se era Viadore XD, in realtà era l'XD, la faccina quella... imbarazzante. Ah, però è così, quindi ci sta. Faccio una domanda che tra l'altro io sono anche amici. Un po' come è stato essere coinvolto in questo progetto, in questo suo progetto? Ma io ti dico, all'inizio non ero molto convinto. Infatti anche lei mi diceva, ma perché non provi ad apparire qualche mio video? Però, cioè non lo so, non mi prendeva molto. Beh, abbiamo provato. Ti sei lasciato convincere. Sì. Ho iniziato con qualche, cos'è, videoblog che facevi te? Sì, facevo i vlog e lo mettevo dentro per forza. Poi piano piano abbiamo provato a fare un video insieme, prima che è stato per Fantag. E da lì in poi ho detto, beh, però ci sta, dai, perché no? Abbiamo iniziato a farlo, ho detto, ma è un'esperienza nuova, ci sta comunque. Poi beh, penso che è bello perché, cioè, nel senso poi dopo è come avere un album di fotografie che non si fa rivedere. Sì, no, quello è bello, cioè, perché io ogni tanto... capita spesso. Si va a rivedere il video, si quando capita spesso di guardarli. Di riguardare i video quando magari facciamo il vlog delle vacanze di un anno fa, così è bello riguardare, ricordare, sì, perché rispetto a una foto... Ma perché la foto non dà mai proprio il contenuto, sì, cioè, la foto deve farti più il viaggio in te per ricordare, invece il video è proprio un ricordo. Bello. Infatti insomma è bello, la cosa bella di video è questa. Sì, una domanda a lei, più specifica, un po' volevamo sapere anche come avviene un po' il processo dei tuoi video, del montaggio dei tuoi video. Allora beh, innanzitutto il registro. La parte secondo me più lunga è il registrare proprio, perché il montaggio ma alla fine viene automatico, perché ormai sai i tasti, sai cosa devi tagliare, quello viene anche per te, penso. Sì, ormai. La cosa invece è quando mi preparo, come vedi sai, devi prendere, stoppare, stare attento al secondo. Sì, perché è quello, magari preparare, magari quando faccio le haul faccio vedere le cose, è un bordello, perché in realtà sembra tutto perfetto, però dietro ci sono proprio 2-3 ore di registrazione. Sì. Che mi cadono cose, spacco cose, e è tutto un bordello. Sì, che poi lì tutta la precisione sì, del secondo. Sì, devi essere preciso, magari mi impappino. Come si dice? Impappino. Ok. E devo rifare tutto da capo, perché sennò suona male, comunque per non fare una cosa, diciamo, alla cazzo. Ci devi stare un po' dietro. Sì, no, quello sì, richiede no, inizialmente tempo. Facevo i video lì perché non avevo programmi di montaggio, facevo come venivano, li caricavo, adesso invece ci passo un po' più di tempo, sì, però comunque è impegnativo. No, quello sì, poi quando inizia a essere proprio un lavoro richiede... Sì, beh, non lavoro, nel senso un impegno quando più... hai più persone che ti seguono, oltre che su richiesta ti viene anche più, diciamo, spontaneo, tenerli più curati. Sì, quello sì. Allora, invece ormai facciamo un salto da uno a uno. E com'è invece essere il ragazzo di una youtuber? Tra virgolette, stressante, non nel senso devo fare questo video, non so che video fare. Più che altro perché lei, a parte tutte le persone che segue, ogni volta mi fa vedere il video di uno, 8 video di un altro, altri 10 video di quell'altro ancora. Però pensavo peggio, eh. Però no, dai, sinceramente non è una brutta storia, anzi. No, poi...
è bello anche comunque, perché poi è sempre coinvolgente, sì, comunque ogni, sì, una tanto, cosa nuova, sì, tanto coinvolgente, che aiuta anche comunque a mantenere anche un rapporto, sì, che sì, piace, sì, a tutte e, sì, due comunque, scusami. A lui di trucchi non è che interessa sto granché. Ok, di trucchi no, però magari quando fai videoblog o qualcosa del genere dove so che devo apparire anch'io, che sì, che mi interessa. Per apparire ci sei sempre, per ascoltare, ovvio, cose. Ovvio. Vai, ok, perfetto. Più che altro, aspetta, no, perché mi è venuto in mente dopo. L'unica cosa è che tipo mi ha attaccato, magari tipo lei, ma non so, mi fa vedere video di De Carli, no. Cioè magari ad esempio mi ha attaccato alcuni video che si guarda lei che magari fanno ridere, sono, magari capita a nulla che magari sono lì che non so cosa fare, magari sono lì che giro sul mondo a vedermi anch'io. Sì, perché ci guardo anche video, sai chi è De Carli, sì, sì, sì. Jay, ah, io Jay. Cioè non sono quelli di trucchi così, però comunque prima non guardavo, sì, tanto YouTube, adesso magari ogni tanto va a vedere. Poi adesso YouTube ormai sta diventando veramente la nuova frontiera, perché ormai è quasi una nuova televisione. Vero. Io preferisco guardare, cercare cose su YouTube. Anche, ma anch'io ormai la televisione... Io qua su YouTube ero solo canzoni, tutto. Tutte le novità, Club Dog, no, Mischilla. In realtà poi trovi davvero tantissimi, qualsiasi stronzata, cioè, sì, 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 poi... tutto di più. Brutto che a volte è fin troppe stronzate, sì, dentro, sì, la fumo. Adesso passiamo alla domanda per toccare. Invece penso che comunque sia un po' il sogno di chiunque riuscire a essere uno youtuber, anche perché il sogno mi ha aiutato da 10 anni che con l'intervista cerco di essere uno youtuber. E no, adesso a parte le stronzate volevo chiederti un po' com'è essere, cioè, il mio proprio aroma. Una brava youtuber. Ok, una brava youtuber. Aspetta che taglio da qui che faccio. Tranquillo. Volevamo chiederti un attimo, perché può essere magari il sogno di tanti, come essere una brava youtuber comunque. Allora, brava non posso dirlo, perché nemmeno io mi considero, comunque mi reputo brava. Però le caratteristiche, magari quelle che possono essere caratteristiche, ovviamente è una cosa soggettiva, cioè non è che detto legge o quello che dico io, ok? Però farlo con passione. Con passione adesso non intendo metterci cuore, anima, perché io alla fine, devo essere sincera, non metto neanche quello, perché per me è un hobby, non è un lavoro, quindi non ne ritraggo chissà quale profitto. E farlo per, prima di tutto, per se stessi, perché piace a me e può piacere magari anche agli altri. Farlo perché è bello, dà tanta possibilità di conoscere nuove persone, crescere, perché io con YouTube sono cresciuta tantissimo con persone che ho conosciuto tramite YouTube, perché fai davvero tante conoscenze. Sì, no, quello sì, è vero, poi anche... È essere costante, perché comunque se vuoi aprire un canale YouTube e poi magari hai un minimo di successo, avere costanza nei video. Sì, quello sì. Che è cosa che a me a volte manca, ma non... Sì, perché non c'ho voglia. A tenere attaccate allo schermo, sì, al, sì, canale. Sì, perché sai, se per un mese non fai più video, la gente si perde. Parlare di argomenti, cose interessanti, però ovviamente che ti piacciono. L'importante secondo me è essere naturali, perché... È bello saper di piacere a una persona senza fingere di essere qualcun altro. Sì, o di far vedere che hai quello, che hai l'altro, farlo o per far ridere o per tenere compagnia. Perché alla fine quando faccio un video io, per esempio, che sono a casa da sola, inizialmente ti senti una mongoloide, perché effettivamente sei lì come adesso che parli con una videocamera. Però poi c'è tutto il fatto di interagire, commenti, rispondere. Sì, sì, che poi iniziano. Sì, è come dall'altra parte, come se dall'altra parte ci fosse, sì, un pubblico, sì, sì, che sì, è come un palcoscenico. Sì, diciamo. Sì, è quello. È più bello secondo, sì, me, sì, il palcoscenico, perché anche per una persona timida riesce, sì, ad essere, è vero, più aperta. Assolutamente vero, che comunque magari anche se uno non è non è tanto estroverso, sì, sì, magari ti aiuta. Sì, sì, perché tu comunque ti sei tu più e la telecamera, e poi dall'altra parte è un pubblico che interagisce con te. Questo è un intervento. Come è nata la collaborazione con le diverse aziende comunque? Allora, cioè sincera, proprio trasparente, sì, sì. Quando ero più piccolina, 3-4 anni fa, sinceramente non c'era tutto sto giro, perché adesso davvero ti contattano dall'altra parte del mondo, da ovunque, soprattutto dalla Cina, Hong Kong, così ci sono un sacco di aziende, soprattutto di vestiti, trucchi. Parlo nel mio campo ovviamente, che ti contattano appunto per sponsorizzare o comunque parlare dei loro prodotti, farli vedere, parlare del sito. Inizialmente non c'era tutto bordello, adesso davvero ogni giorno un'email, praticamente ci sono i corrieri accampati sotto casa mia che ormai abitano là. E niente, praticamente loro ti contattano, ti scrivono tramite email, abbiamo visto il tuo canale, siamo interessati a farti provare un altro prodotto, mi fanno scegliere, mi danno un budget.
L'unica cosa che mi richiedono appunto è di far vedere i loro prodotti, quindi sinceramente a me non mi costa niente, sì, comunque cioè, ci sta come cosa, per essere sincero, la maggior parte dei richiedi vengono secondo me, non dico dalle persone invidiose, perché così mi ha male, però io adesso sinceramente voglio vedere quale persona ti dice di no, se io ti propongo, senti, ti regalo 5 cose gratis, tu parlami. Cioè, da stupidi assolutamente io direi no, cioè se vuoi e nulla, molti ti chiedono appunto se c'è tutto quest'altro, invece ti dicono di firmare contratti sul fatto che tu devi parlare di perfezione, quello non l'ho mai fatto, sì, no, perché poi magari non sei mai infatti se devi provare una cosa me la vuoi inviare mi lasci la libertà di dire se mi fa sentire come se mi piace mi piace. Sì, no, poi comunque è brutto, sai, magari hai un pubblico che si fida di te, e tu dici, sì, poi ovviamente lo dico sempre, trovo bene io, non vuol dire che però se prendo io una cosa in bocca con la schifetta, naturalmente è una cagata, preferisco essere sincero. Vabbè, bello. No, esatto. Invece il rapporto, scusa, facciamo un po' di domande all'altro. Invece com'è il rapporto tra te e le tue partner? Ci sono alcune ragazze, è bello vedere per esempio, ovviamente è tutto piacevole, cioè nel senso è bello avere un pubblico, ricevere dei commenti positivi, anche proprio per un'autostima. Io dico, non dico che sono una montata o cose, però rispetto a come sono partita prima è molto... Avevo l'autostima un po' sotto il piede, adesso sono più sicura di me, nel senso delle mie capacità, non esteticamente, fisicamente. Quindi ti incoraggiano molto, anche di supporto, se tu parli, se ci è successo questo o quest'altro, ti dicono, ti danno consigli su qualsiasi cosa. Quindi da quel punto di vista è davvero bello. È bello anche soprattutto vedere delle ragazze costantemente sotto i tuoi sempre, video, che sempre. Sono sempre loro. Si affezionano e è una cosa reciproca. E poi ritorno sempre al discorso di amico, comunque poi dopo la fatta sì, sì, quello è assolutamente bello, quello è una delle cose più belle di YouTube, proprio come ho detto prima, il fatto di poter interagire, conoscere, eccetera. Ed è bello anche quando mi fermano, no? Quando mi riconoscono, per me è imbarazzoso. Però è piacevole perché è una sensazione difficile da spiegare. Okay. A me invece mi fermano, no? Questo è stato ormai una parlata anche con loro, sono tutti una parlata con... Mi fermo e dice, no, fermo! Ma tu sei quello che ha intervistato Johnny Scarpa? Sì, infatti, quello che ha intervistato, quello! Dicono, ciao, oh, bello per sei quello che ha intervistato, beh, però... Sì, sono io! Esatto! Sono io l'amico di Johnny Scarpa! Esatto, okay. Però va bene lo stesso. No, è una sensazione piacevole, molto... è anche imbarazzante, no? Perché sai, ti vedono tramite i video le mie... paure sono quelle di dire ma è diversa, sì, magari dai video è più carina o quasi così, però alla fine è piacevole che una persona venga lì, no, sì, sì, anche comunque a livello anche, cioè ti senti anche importante, sì, è una cosa che ti dà soddisfazione, ti fa piacere, tipo dici... Milano, ti ricordi quando è venuta lì la bambina? Ecco, la cosa più bella davvero che mi è successa, molte ragazze qualche ragazza mi ha fermato dicendomi ciao, mi chiamo, che poi io vado in panico, non mi ricordo manco più il nome, e ho fatto un incontro a Milano. E la soddisfazione più grande, oltre ad altre ragazze che sono venute, è stata una bambina di 10 anni che mi è venuta incontro, mi ha abbracciato e la mamma mi ha detto che era venuta da Torino apposta per me, e io lì mi sono sciolta. E la bambina mi ha detto io ti seguo sempre, mi sono fatta un sacco di foto, mi sono emozionata proprio tantissimo. Sì, è bello, ci sono proprio soddisfazioni. Sì, perché comunque... Cioè, infatti ho un sorriso stampato in faccia, però è proprio bello. No, lì è bello, sono proprio soddisfatto. Poi un'altra domanda, ma tu ti aspettavi questo? No, io non l'ho fatto per... Cioè, adesso non è che mi aspettavo questo, non sì, c'è un no, questo. No, però l'ho fatto, tra l'altro i miei primi video li ho pure cancellati perché mi vergognavo, davvero mi vergognavo. Avevo una matita per le labbra con dietro un pennello e io ero convinta di fare questi trucchi... davvero orribili, però non mi aspettavo assolutamente niente, ho detto vabbè io lo faccio, mi diverto, vedevo le altre, però non... Sì, non sono mai partita da quelle aspettative che invece ci sono ora. Ci sono alcune ragazze che mi scrivono, per esempio, come faccio ad avere tanti iscritti quanto i tuoi, come faccio a diventare famosa? Quello sinceramente deve avere anche un po' di botta di culo, sì, perché sì,
Sì, sono... poi devi poi piacere. Sono tante ragazze che per esempio io faccio video da più o meno 5-4 anni e il successo che ho raggiunto è più o meno questo. Ci sono altre ragazze che li fanno da qualche mese. Non so se sei qui assolutamente. Vabbè, una ragazza che fa video da più rispetto a me poco ed ha avuto un boom che poi se li merita tutti perché è stra simpatica e tutto, però secondo me va anche a culo. Sì, quello sì, molto sì, piacere poi proprio la botta di quello. Beh, sì, se ti capita che ti mettono il video in prima pagina o cose così, dai. Quindi sì, prendiamo la sempre. Meno male. Invece qual è stato? Cioè adesso siamo fuori dall'argomento, il tuo sogno nei cassetti invece. Ma sicuramente io non sono uno che pretende tanto, l'unica, a me l'unica cosa che mi passa sinceramente è non avere problemi nella vita più avanti quando sarò grande. A me l'unica cosa che mi basta è questo, cioè la mia soddisfazione diciamo più grande sarebbe essere una persona normale, l'unica cosa non ho chissà che grazie per questo. È meglio così, è meglio così, perché secondo me che uno parte con grandi aspettative. Sì, era quello, poi dopo praticamente rimani. Se poi non rimani, invece è meglio se parti umile con la testa sulle spalle, è più soddisfacente. Sì, io non sono uno che. Cioè io sono uno che si prende le cose come vengono. No, quello secondo me è la cosa migliore, perché così, come hai detto te, comunque uno poi parte con delle grandi aspettative. Si parte montato e poi si ritrova. Poi si rimane delusissimo. Delusissimo. A voi non interessa, si può. Invece il tuo sogno nel cassetto? Se... Io più o meno la stessa cosa, sinceramente quello che vorrei, cioè da me stessa, ecco, riuscire nel piccolo che faccio, quindi finire la scuola, finirla decentemente e poi trovare un lavoro decente, nel senso che mi piaccia, lo stesso momento che comunque mi faccia, non dico adesso fare miliardi, però comunque non voglio andare a lavare i cessi. Sì, no, cioè senza disprezzo, perché no, ovviamente se non ci fosse gente che lava. Sì, no, però sì, che comunque magari sia valga il titolo del mondo che hai. Fare però anche piacevole, sai, che mi sveglio la mattina e dico vado al lavoro, non proprio palle. Sì. Vado lì per portare a casa uno stipendio, così. Avere una bella famiglia. Gente intorno, sì, pochi ma buoni. Poi per riuscire comunque penso per entrambi con il calcio. Lui è uno un po'. Seguire entrambi le proprie passioni. Cosa, no, io cosa sì, sportiva. Cioè più che calcio, io cioè, ultimamente non so cos'è, però mi è partita un po' la fissa con il tennis, perché io quando ero più piccolino giocavo tutti per 9 anni, poi mi sono stufato. Non ascoltarlo, perché non cambiamo di tra. No, ascolta questa cosa, sì, che sei una persona molto decisa. Sì, va bene, dai, la domanda era. Capito. Tagliamola. Okay. Io, come ti dicevo, io quando ero piccolino ho fatto 9 anni di tennis, soltanto per quello ci ho fatto. Solo che poi tipo, non so, mi ero un po' stufato, ho detto proviamo a giocare a calcio, andiamo allo sport. Ultimamente non so cosa è successo, mi è tornato un po' sta fissa, infatti non lo so, magari se riesco, magari l'anno prossimo, settembre di quest'anno, magari ricomincerò a giocare, che era così. Di che c'era un sogno nel cassetto, non volevo ammettere, non c'era un sogno nel cassetto. E invece sto per le ultime due, poi mi lascio comunque. Cioè sembra voi da lì state al caldo insomma. Sì, in realtà c'è tipo la vita dei miei che sono in cancrena di noi siamo qua a congelare con la cappuccia a vedervi il video, noi qua. Comunque adesso così poi ce ne andiamo, lascio riposare. E invece il vostro youtuber preferito? Ma io sicuramente uno che seguo tanto è Fabi J. Lo sapevo. Come sempre vi abbiamo scritto, speriamo di intervistarlo, se riusciamo a intervistarlo viene qui. Per forza. Una bella famiglia. No, perché secondo me gli salta addosso, tipo aaaah. È un pezzo che riesce a fare un video al giorno, insomma. Sì, è vero. Te lo giuro, io lo stimo tantissimo quel ragazzo, perché io sinceramente non me ne frega niente dei giochi video così. Però quel ragazzo è proprio simpatico, si vede che comunque è lui, capito? Cioè tu fai conto che gliel'ho attaccato anche a lei? È molto simpatico. Io gliel'ho attaccato anche a lei, Fabi J. Tipo lei prima non sapeva chi fosse, poi gliel'ho attaccato anche a lei. Ma io, la mia, perché io gli avevo scritto, inizio a pensare che era un montaggio, ha pure risposto, ma l'altro indirizzo no, YouTube. Bravo. No, si vede che è davvero un pezzo di pane quel ragazzo. Infatti a me ispira un sacco simpatia. No, poi è bravo. Poi se magari tipo capita una serata presa male, che sei presa male ti guardi un suo video, cioè ti metti io vado a me, una serie che ha fatto lei, che mi ha fatto morire, è stato Outlast. Ah sì. Ma perché te lo giuro, cioè ci sono momenti magari che ti esce il mosso, che lui se ne esce, che tipo con quelle battute, che te lo giuro.
Ma perché poi, cioè, secondo me è una cosa, adesso siamo passati a parlare di famiglia, va bene. Però tipo, mettendo troppo ti intervisteremo, quindi va bene. cioè che magari lui riesce a fare gameplay, però anche per uno che non gli piace il gameplay, sì, lui io, è molto lo stesso. A me sinceramente mi interessa. Sì, sì, però ti prendi poi bene. Poi le sue facce, sì, quando urla, sì, le cose, sì, davvero è proprio simpaticissimo. Sì, no, è veramente in gamba. Invece te è un youtuber o youtuber? Vabbè, uno è difficile. Io... dovrebbe essere? Noi? Uno dei tanti? Beh, De Carli, ma perché... Sì, fa morire. Perché è simpatico, perché vabbè, ha un... De Carli è bravo. Ha un tipo di comicità che a me mi fa ridere, capito? È sul semplice, però, non lo so, mi fa ridere. Sì, sì, no, poi chi è che c'è ancora? Vabbè, per quanto riguarda i trucchi così... cioè, vabbè, Giulia Watson, che voi non la conoscete, però io la saluto, ciao Giulia. Ciao Giulia. Che, conosco anche io i tuoi video perché me li fa vedere. Che è una ragazza, mi piace tanto come parla, poi canta anche, una bella voce. Poi chi è che c'è ancora? C'è Sofia, che è una ragazza invece che non parla di trucco, però fa dei video... Forse l'ho vista, intravista. La ricciolina, sì, bionda. Sì, allora sì, è carinissima, simpaticissima. Poi c'è, vabbè, Mia, che è la ragazza che è nata al Grande Fratello. Ah, lei mi fa morire perché c'ha l'accento che qualsiasi cosa dice io rido. Cioè, è proprio simpaticissima. E poi tante altre. Un'altra invece che salutiamo, che ci ha scritto, adesso stiamo organizzando l'intervista, è Diana Del Bufalo, che è un'altra pazza, che è una grandissima. Salutiamo, che salutiamo. Poi anche lei sarà tra le nostre interviste, se riusciamo. E... ti diverti, fidati, è una cosa, un via vai. Ha risposto 2-3 volte, poi stiamo aspettando le mail. Rispondici! Ok. Invece adesso passiamo a quel gran canale bellissimo, fighissimo, da paura. Momento conclusivo. Esatto. Sì. Cosa ne pensate del canale mio e della social mia, che però non c'è, perché non c'è mai. Comunque. La social. Sì, in teoria. Ciao social. Che sarebbe tipo l'Irene, fa Irene. Ah, la parete. Ciao social. Cioè, ok. E cosa pensate del mio canale? Do io. Beh, schifo. No, ma ha detto tutto lui. No. Come tipologia di canale secondo me è interessante. Perché comunque sì, cioè, stando qua si vede che non fai interviste tipo preparate o sì, cose. Sì, no, io sono uno, infatti. È molto diverso rispetto. Come avevo detto, scusa se posso dire. No, vai tranquillo. È tipo la mia, come quello dico sempre quando voglio intervistare, una chiacchierata tra amici, a me piace una cosa presa bene, cioè non troppo. Sì, no, no, è più. Non sincera, più si vede che non è una cosa finta, che ti prepari le domande, che devi saperle rispondere, sì, è più una cosa così, e non so, magari aiuta a conoscere le persone che tu intervisti, i personaggi, eccetera, più per come sono, spontanei, perché non c'è dietro tutto quel montaggio che magari vedi in televisione o così. Poi secondo me è una bella esperienza anche per te, perché comunque conosci tanta gente, impari ad apprezzare. No, quello sì, è come dicevi tu prima, comunque poi il bello di YouTube proprio che hai contatto con tante persone. Sì, è bello. Ma anche secondo me anche un po' per il pubblico, comunque che è una bella forma di intrattenimento. Cioè, sì, tipo anch'io ho visto qualche video, cioè anche mi sono messo a vederlo un po'. Poi secondo me, sai, facendolo su delle persone, diciamo, più famose, più conosciute, è la curiosità della gente andare a vedere, sapere. Sì, no, quello, cioè, sì, conosci tante cose nuove. Ci sta, ci sta. Sì. Anche per tua esperienza, sai, puoi dire, ho intervistato Johnny Scandalo, ho intervistato infatti ci così sta. Me la mia sì, quello che poi è brutto, magari quello che vorrei dire è che magari tipo a noi, noi tre magari ti vedono in giro, cioè ti vedono sul web, sì, e pensano chissà cosa, sì, ma in realtà cioè, sì, noi siamo molto, no, cioè, io sono molto, ma anche loro due siamo qui che tipo stiamo congelando, infatti io ero lì che ho detto magari sono invece mi sono trovato benissimo, era come proprio parlare tra amici, tanto, sì, infatti aspetta, io lui ci facciamo quando eravamo io quindi, la mamma conosco, sì, sì. E niente, comunque sono stato davvero contento di questa intervista e vi ringrazio. Altrettanto. Speriamo che anche voi siate contenti. Per forza. Niente, andate a vedere, se no vi rubiamo il gatto. No, il gatto no! Il cane, il topo. Cane. Il topo. L'elefante non manca più nessuno. Rubiamo i due unicorni. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.